Siamo a Spello, città d'arte dell'Umbria, oltre 40 chiese, ricca di artigianato locale, famosa per il suo olio extravergine di oliva e per la tradizione enogastronomica. Ogni anno, per il Corpus Domini, le strade della città si riempiono di tappeti e quadri realizzati con i fiori che vengono adagiati a terra senza l'uso di colla. Questa tradizione coinvolge oltre 2.000 persone che realizzano infiorate per un percorso di oltre 1,5 km lungo tutta la città. Il nostro lavoro è partito ieri sera all'incirca intorno alle 9 di sera. Questa infiorata rappresenta una tematica che in questo periodo va per la maggiore. È una famosa frase pronunciata da Papa Francesco, che vuole una chiesa povera per i poveri. Possiamo vedere i poveri in primo piano, oltre alle figure di Papa Francesco e San Francesco dall'altra parte del quadro, è una chiesa centrale senza abbellimenti e con la facciata appunto il più povera possibile. Alle infiorate partecipano tutte le generazioni, dai grandi ai piccini, in una tradizione che viene tramandata da padre in figlio. Stiamo cavando i fiori per finire la nostra infiorata. Qui presente avete io, mia figlia e mia mamma, 82 anni. Sono il maestro infioratore del gruppo Sant'Angelo. Io ho iniziato a fare l'infiorata quando avevo 5 anni, all'inizio con i compagni delle elementari, poi delle medie, poi con gli amici della vita. Adesso siamo un gruppo di una trentina di persone e facciamo l'infiorata nel miglior modo che possiamo fare. Per l'occasione anche i balconi e i vicoli della città si arricchiscono di fiori di tutti i colori e di tutti i profumi, perché la cittadinanza concorre nel realizzare il più bello scenario floreale possibile. Questa è una gastronomia fatta di fiori commestibili. Qui sta Luca preparando un piatto di un rotolino di pollo farcito con del tacchino e delle rose. Poi dopo preparato e completato con dell'olio extravergine di oliva di Spello. Questi fiori interpretano una gastronomia di 5 sensi: sensitivo, olfattivo, sensoriale, cromoterapia e anche aromaterapia. Poi abbiamo anche delle pizze a base di fiori che propone Eros. Sì, abbiamo comunque un blend di farine senza glutine, proponiamo il dolce e la salata. La dolce è fatta con una crema fiori e frutti di bosco, la salata ovviamente è un fior di latte nostro con del carpaccio marinato. Il tutto viene bagnato e accompagnato da sempre da una nostra birra fatta con 3 fiori di luppolo freschi.